didattico sono offerti da terze parti e non TIC 1000 danno carattere puramente educativo e non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori TIC 1000 non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti. Declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TIC 1000, a meno che non sia stato specificato. Avvertenze sul rischio: i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 72%, il 71% dei conti dei clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con TIC 1000 UK LTD e TIC 1000 Europe LTD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, webinar presentato da me e come sempre, come con questo è il quarto appuntamento come il grande Tony Cioli Pugliani. Ciao Tony, allora noi ci eravamo lasciati lunedì, io stavamo parlando prima un po' in privato io e Tony sull'operatività che avevo fatto lunedì sullo short del DAX che mi è andato proprio a stoppare sui massimi, ne parlavamo prima con Tony, e quindi diciamo che questa settimana per me è stata un po' una settimana dove ho chiuso sostanzialmente in pari, perché ieri poi mi sono salvato con il gold, ma sul DAX le ho prese. E Tony, lunedì tu mi ricordo avevi detto proprio io non andrei a shortare adesso, lunedì, ovviamente parliamo di lunedì, proprio perché la situazione ti faceva comunque paura. Sei sempre dello stesso avviso per questo? Ovviamente è venerdì e comunque la liquidità adesso e anche la volatilità si sta un po' attenuando, però comunque sei sempre dell'avviso che non è ancora il momento giusto per shortare oppure no? No, no, io non sono quelli, io sono uno studioso della semantica del linguaggio, guardando anch'io la televisione, i vari canali, le fonti, class, leggendo, io leggo i colleghi, leggo, guardo e sono sempre curioso. Avendo solo questo da fare, ho sempre una televisione che va e uno potrebbe, e grosso modo il discorso è questo all'unisono, sono tutti ottimisti, sono tutti consci, tutti, cioè anche sentivo prima la classe Peter Cardillo, tutti effettivamente questo trend è bellissimo, però ci potrebbe essere uno storno ipercomprato, quindi cioè, è sempre così il discorso, ma non è adesso, è sempre, perché evidentemente se quando siamo in una fase ormai parliamo solo del FTSE MIB, incredibile, perché ricordiamo che il 4 di ottobre avevamo fatto 21.050, 21.040, 21.050 e siamo arrivati fino a 23.705 di ieri, per cui una galoppata di 2.600 punti nel giro di un mese esatto, 23-24 giornate operativo. Ripeto, 2.700, sì, non vorrei 22-23, 2.700 punti è qualche cosa di incredibile, vuol dire quasi un 10% di oltre. Io intanto continuo a operare perché qui c'è una volatilità pazzesca. La verità è che questo modo di dire è semplicissimo, vuol dire che di fatto non ti esponi, perché qualsiasi cosa succeda, vai sempre bene perché il trend è bellissimo, mai andare contro trend, o trend is your friend, è una cosa stupenda, però potrebbe anche scendere, il che vuol dire che qualsiasi cosa succeda, tu salvi la faccia. E c'è la regola di Tony, questa non l'ho mai detta, ne abbiamo fatti 25, 22 incontri, 20, questo è il 22esimo incontro, no, quanti ne abbiamo fatti? 25 in tutto, no? Per cui il 22esimo incontro. Non mi ricordo esattamente, però sì, dai, siamo intorno a tre. Mancano 3 più questo, per cui 22esimo incontro. Questa è la regola di Tony, o la regola del mago. Un'altra regola è quando qualcuno ti dice qualche cosa, anche detta molto bene, in maniera elegante, fateci tutti caso da adesso, quando andate a leggere. Io ogni tanto, se non ho idea, faccio anch'io questa regola, non lo faccio in malafede, però talvolta, tipo l'ultimo mio post, che secondo me è estremamente significativo, è quello
che, e spiegheremo anche questo, che i danni provocati dai problemi arrecano meno fastidi dell'attentativo di risoluzione dei problemi. Che una per cui la soluzione dei problemi giova tantissimo, molto più di quello che fanno i problemi. Per cui fatto 100, se si ha un problema si va a 98, nel tentare di risolverlo si va a 110. Quindi cosa voleva dire? Però era un po' una parafrasi, un po' un modo ironico di dire c'è una liquidità, lo scrivo tra le righe, c'è una liquidità talmente esasperata, specialmente dal 2019 rispetto al 2017-2018, dove c'era stato un tentativo di normalizzazione della liquidità fatta dagli Stati Uniti d'America, gli NTL, ne è proseguita il primo anno con Powell, che sti soldi, sta liquidità, non si sa dove metterla e le attese della soluzione dei problemi fanno sì che si sale troppo, per cui uno non ci capisce più niente. La verità è che anche io concordo, poi nel lungo periodo i mercati vanno dove devono andare, evidentemente tenendo conto degli utili delle aziende, ma anche dei tassi di interesse, che sono un moltiplicatore importantissimo, se più sono bassi, dei valori di borsa, quelli che sono cosiddetto, ad esempio il price earning ha un valore, cioè il prezzo sul totale degli utili, può avere un certo valore con tassi alti, ma un valore sicuramente multiplo, i cosiddetti multipli, durante tassi bassi. E questo è quanto. La verità, appunto, che invece chi opera e clicca per davvero, se uno legge o sente un'analisi del genere è da capo, perché se poi va su e short ti perdi, se poi vai long e poi torna indietro perdi. Mentre chi comodamente deve fare un'analisi tutto stupendo, però potrebbe stornare, alla fine non si espone. E quindi sicuramente, ad esempio, io che ho un po' questa caratteristica di cercare di dire, ho sbagliato parecchie cose proprio in questi webinar, anche se poi le giustifico, a partire da, fatta la premessa che i mercati sono imprevedibili per tutti, i bancari non sono andati poi male come pensavo, devo dire che stanno in un'ottica di grandissima risalita, di record che non si vedono da 2 anni, stanno salendo anche loro coerentemente all'indice, ma solo ultimamente fanno qualcosina di più. Però tutto sommato, ripeto, una Banca Intesa 2,34. Banca Intesa era saldamente sopra 3 euro. È ovvio che un apprezzamento globale degli asset di rischio in tutto il mondo prima o poi tirano su anche i bancari. Allora, noi, detto, fatta questa premessa, cerchiamo di dare qualche contenuto più. Tony, ti devo interrompere perché in chat mi segnalano che c'è qualche problema di audio. Infatti, prima ti eri anche un attimo se era andata via l'audio e si era bloccata anche l'immagine. Vediamo, io comunque adesso ti Allora, vedo. aspetta che metto un rimpinzo con Fastweb, io riesco a rimpinzare, poi escludo anche, hai fatto bene a dirmelo, escludo anche Skype. Ecco, esco da Skype e adesso metto connessione, metto. Riesci ad alzare anche un po' il volume del PC perché dicono del microfono, perché dicono che il volume è un po' basso. Ah, che peccato. Però comunque io credo che abbiate seguito tutti il discorso. Io mi sono perso solo un attimo il discorso sui bancari, che però poi con il successivo. Sì, comunque. Allora, io ho tolto Skype, ho tolto Skype e ho messo il boost, si chiama così, di Fastweb, non lo so, però vedo che. Adesso ti sento bene e ti vedo bene, quindi ok. Problema. Ho aumentato un po' la potenza, speriamo. Il discorso di massima, lo ripeto, il discorso di massima che in queste situazioni molto particolari, poi vedo perché, è. Compito io faccio all'analista in questo modo, l'opinionista dei mercati. È molto facile sottrarsi con la dialettica verbale
che però vi insegna a non caderci, al fatto di fare una definizione del mercato senza sforzi, ma per carità di Dio, non che io ce l'abbia, perché in effetti io parto dall'idea che i mercati siano imprevedibili, per cui però se uno fa un lavoro come faccio io, qualche cosa deve provare a dire, poi nel lungo periodo uno giudica un qualche cosa, ma se non ti esponi mai, almeno il trader discrezionale non è neanche più divertente a sentirlo. Il trader sistematico invece può disporre di molte più armi da conto suo, non parlare mai di quello che succede, ma cercare di spiegare le logiche di edge con cui va a trovare. Come fa anche Ciricola. Ciricola è bravo, che quando parla del cot report, lui va a cercare delle logiche di vantaggio esterne a tutto quello che succede nel mondo. Io preferisco cercare dei collegamenti. Allora, detto questo, siamo in una situazione, parliamo dell'Italia, ma possiamo anche collegarla un po' a tutto, molto particolare, perché oggi l'Italia, io oggi mi sono shortato in diretta la trasmissione con Vision Forex a questi prezzi qui, un attimo fa ero in guadagno, poi adesso sono di nuovo sotto di 15 punti, perché era un momento di massimo relativo, per cui il tergicristallo funziona, oggi potrebbe funzionare, però quando arrivi sul massimo non è detto che poi questo massimo non sia battuto. Di qualche punto è stato battuto, vedo un'Italia stranamente molto, ma molto forte, che continua a ballare su questi livelli intorno alla parità, più 0,04 in questo momento qui, al cospetto, ad esempio, di un DAX abbastanza cedente, che perde 0,4, al cospetto di l'America, per carità, 0,20, 0,15, però un'Italia abbastanza tonica, il che è in contrapposizione, tra l'altro, con quello che sta succedendo. Perché voler volare, la borsa andrà dove gli pare, tutto non conta niente, lo scritto anch'io, lo scrivo anch'io. Però siamo in una situazione abbastanza particolare, ma per dei motivi. Primo, questo governo col fatto Ilva potrebbe essere traballante, ma lasciamo perdere questo. E secondo, c'è uno spread che vale 157, c'è un BTP che rende l'1,32 ed erano valori che non si vedevano ad agosto. Noi abbiamo fatto la fanfara dei bancari che salivano, la fanfara, perché anche questo governo giallo-rosso aveva portato lo spread a 0,79, una cosa incredibile, fiducia, fiducia, fiducia. Adesso ce la stiamo battendo, ora dopo ora, punto a punto, con la Grecia, che era la peggiore dei 19 paesi area euro, punto a punto. Una volta siamo peggio noi, una volta sono peggio loro, a questione del minuto. Teniamo conto che la Grecia ha un debito pubblico per regolamento BCE che è ancora non investment grade. Cosa vuol dire? Che il voto del rating italiano per Moody's, Standard & Poor's e Fitch, credo che contino queste tre, sono, e forse anche quella canadese, ma direi sono queste tre per la BCE. Hanno una votazione, adesso non me le ricordo tutte, sono circa le stesse, cioè sul penultimo, l'ultimo gradino, cioè siamo ad esempio BBB- mi sembra con Standard & Poor's, con outlook negativo, mentre la Grecia è BB, per cui è sotto di due gradini e per regolamento la BCE non può comprare le obbligazioni che non abbiano quel minimo di rating che ha l'Italia, che è sul minimo, la Grecia no. Quindi noi abbiamo un rendimento dove Draghi o la Lagarde, possiamo dire da adesso, non può comprare le obbligazioni e noi siamo uguali alla Grecia. Cioè la comunità internazionale stima il nostro debito più a rischio di quello della Grecia, per carità, si sono risanati, sono stati bravissimi, non voglio parlare male della Grecia, ma non ha supporto della BCE. E questo sta avvenendo in questi giorni. Se voi andate a vedere un grafico del BTP importantissimo, vedete che in questo momento vale 141,50, ma se andate a vedere solo qualche giorno fa, solo qualche giorno fa, andiamo a vedere, non so se lo stai facendo vedere, Adesso lo Giuseppe. faccio vedere, adesso lo vado a prendere da investing. Vabbè, io vado lentamente perché lo. Ecco,
Se noi andiamo a vedere solo il 4 novembre, siamo all'8, eravamo quasi a 145 e oggi ne ho bucati 141, per cui ci siamo persi quattro figure di BTP e il rendimento che era sotto l'1 è schizzato sopra l'1,3, il che vuol dire proprio dal punto di vista logico che l'Italia dovrà sostenere il debito pubblico nelle nuove aste, pagare molti più soldi di interessi, ma non solo. Banca Intesa, Unicredit, UBI, che hanno avuto delle trimestrali, peccato che non l'ho detto, ma era logico che le avessero buone, perché sostanzialmente quando le borse vanno bene e il debito pubblico italiano va bene, ed è stato un trimestre spettacolare quello che è chiuso a ottobre, no? Sì, quello fino a fine settembre, spettacolare, perché c'è stato un rally da fine agosto fino a tutto settembre del BTP, del debito pubblico generale, ma in particolare italiano, favoloso. È logico aspettarsi dei buoni bilanci. Perché? Perché gli asset che sono molto importanti, cioè nell'attività, voi sapete un documento contabile che si chiama bilancio, c'è cioè lo stato patrimoniale e il conto dei profitti e perdite. Se nello stato patrimoniale abbiamo una plusvalenza, cioè un incremento di valore degli asset detenuti, evidentemente a fine anno, adesso non so, non voglio farvi la lezione, ho a composizione trimestrale, questo incremento di asset in qualche modo va ad aumentare i profitti, perché c'è una rivalutazione che sono di fatto, in maniera molto veloce, ve lo spiego, considerati un ricavo, così come è giusto quando c'è il crollo svalutare e andare a considerare perdite straordinarie, per cui ricavi straordinari. E quindi era facile pensare a questi bilanci molto, molto, molto buoni. Ecco, in questa situazione qui l'Italia continua a essere non solo sul record degli ultimi 2 anni, da aprile 2018, ma addirittura oggi snobba gli interi mercati, perché bene o male, ripeto, con tutto rosso, lieve rosso, l'Italia continua a rimanere addirittura invariata, e questo è un qualche cosa che fa riflettere. Allora, morale. Perché rimane così? È difficile dirlo, qualsiasi cosa. Prima perché magari c'è anche un rispetto, cioè io opero sul FIP ed è una cosa straordinaria. Anche nei momenti ieri che c'era un casino sul DAX tedesco, sul Nasdaq, saliva tutto, eccetera, sui volumi, sul derivato italiano, ma anche nel book, che io ho guardato molto Unicredit, Banca Intesa, ho guardato ieri, c'è poco interesse. Cioè, è veramente, io mettevo un FIB in vendita sul book con 40 contratti, li toglievano tutti, rimanevo solo io. E poi ci mettevano 5 minuti a farmelo. Cioè, una cosa, sembra proprio un cimitero, per cui dal punto di vista, vi assicuro, chi opera sul mercato regolamentato italiano, prova a infilare un mini FIB, un FIB, vedrà che poi tutto questo casino che sembra, quando si tolgono tutti, rimani solo te e c'è un gioco decisamente modesto. La seconda, appunto, può essere data dal fatto che l'ovvietà e la logica porti perché sui massimi, perché gli altri mercati sono un attimo che stanno a guardare, perché c'è la storia dell'Ilva che mette qualche preoccupazione sul nostro governo, perché c'è la storia delle elezioni in Abruzzo, dove ha vinto quelli che hanno fatto, dove bene o male anche il governo ha preso una batosta, perché il BTP addirittura ha perso quattro figure in una settimana. C'è una serie di ovvietà che porterebbero ad avere cautela sull'Italia, e quindi qualcuno, visto bassi volumi, non fa altro che drenare, acquistare lui, e poi strozza il retail, che tendenzialmente in queste fasi continue di accelerazione tende poi a coprirsi autoalimentando la forza di questo indice. E quindi c'è questa situazione qui che succede. Lo fanno perché conosco chi opera sul FIB, quelli grossi prendono per il sedere le persone, ve lo dico chiaramente, perché chi è stato a marcire sul FIB come me
lo sa. E poi fanno dei giochini con i loro interessi. E questo si fa con il mercato quando ci sono dei volumi abbastanza bassi. Si mettono d'accordo, dico, qui shorteranno tutti, si mettono lì, fanno pancia, poi te lo fanno salire un po', automaticamente noi andiamo, metto anche io, andiamo a ricomprare perdendo 40, 50, 70 punti, te lo rifanno riscendere. Ecco che questo è un po' quello che sto vedendo. Quindi, evidentemente faccio un altro collegamento. Quando l'Italia stornò, ecco, me lo ricordo, la riunione, ci fu una riunione di Draghi dove arrivava a 22,4 a luglio, e l'Italia era come adesso, cioè scendeva il DAX, saliva sempre o rimaneva lì o saliva sempre, o rimaneva lì o saliva sempre, quando stornava, stornava poco e recuperava tutto. Anche oggi ha fatto 300, FIBA ha recuperato tutto, è andato a 500. Ecco, ha fatto una quindicina di giorni così a luglio, poi un bel giorno, pum! L'Italia da essere il FIB più bello del mondo è diventato improvvisamente del cacca, posso dire questo termine, cioè qualsiasi cosa succedeva cominciava a scendere. Per cui stiamo attenti che potrebbero prepararsi questo tipo di giocate, questa è la mia idea sulla cosa. Sulla DAX, diciamo che il DAX per caratteristica è un indice che quando prende un trend per l'inversione ti fa morire. Io sul DAX sia ribasso sia rialzo, anche il ribasso del DAX ce n'è stato uno che è arrivato a 11,4 quest'anno, un altro. Quando incomincia a rotolare è un po' così, è molto tecnico, probabilmente chi opera sul DAX, probabilmente molto, la maggior parte lo fa anche con delle logiche sistematiche, con le logiche di trend, con delle logiche molto da tedesco, e quando c'è questo trend vi assicuro che vi fa morire, nel senso, quello che succede a me, che tu individui un'area potenziale di short, come mi diceva Giuseppe Ciricola prima, poi ti fa degli spike, ti tortura dei giorni, 2, 3, 4, 5 giorni, poi a un certo punto, quando scenderà, siamo tutti vuoti di short. È sempre così, è sempre così. Il DAX è sempre così. Comunque, anche quando proviamo il long, tu lo prendi, quando è brutto, lo prendi basso, sei sicurissimo di essere un prezzo basso. E ti fa delle finte, ti fa delle finte, ti fa delle finte, ti fa delle finte, a un certo punto ti convince, dici fa schifo questo DAX, non può più salire, e in quel momento stranamente comincia a risalire con dei movimenti un po' di finte, fintine, brutte, e poi te lo ritrovi 1.000 punti più alto. Questa è nella logica dei mercati. Secondo me, come dicevo stamattina a Vision Forex, non c'è un'orchestra che fa queste cose. Non c'è un'orchestra, è più probabile che ci sia sul FIB qualche cosa, perché il FIB lo muovi 3-4 ragazzotti che rappresentano dei fondi forti, lo muovono. Il FIB non ci vuole niente. 3-4 ragazzotti si mettono lì con 20 FIB e ti prendono per il culo dalla mattina alla sera. Il FIB, il DAX è un altro discorso. Ma no, ve lo dico perché il FIB li conosco, li vedo anche, li vedi, li capisci, ti fregano, va sul DAX e ti cominciano a stornare, storna il DAX, ti va a salire, poi ti muovono, stamattina fanno le porcherie, ti apre Unicredit a 13 euro per fregare il settlement delle opzioni che scadevano oggi, poi Unicredit va a 12,50, cioè qui è una bisca, quando diventa così è una bisca tirano a fare tutte le cose indifferenti. Il DAX invece è più forte come caratteristica, ha più personalità, e quindi per farlo girare ti deve fare 8, 9, ti deve lavorare i fianchi come un pugile più forte, ti lavora i fianchi, un colpo a sinistra, un colpo a destra, un colpo a sinistra, tu cadi per terra, a quel punto lui inverte. Questa è la mia sensazione. Morale, oggi è una lezione un po' particolare. Morale, in grosso modo il Nasdaq 100 assomiglia un po' al DAX. Vi ricordate a fine anno che uno più ne prendeva più scendeva, incredibilmente scendeva, 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 scendeva. Alla fine abbiamo mollato tutti i long e poi ha fatto un'inversione spaventosa dove da 5.000
810 è arrivato fino a 8200, praticamente tutto in un'unica soluzione. Questo è un po' il panorama di logica. Ovviamente, da quello che avete capito, evidentemente sono sicuro, specialmente più per l'Italia, sono sicuro che la sicurezza mia vale come la neve al sole d'estate, però nella mia logica, che siamo in una fase di giochini, giochetti, e poi a un certo punto ci sarà un drawdown, non importantissimo, perché con le banche centrali i drawdown sono pochissimi, però magari un'apertura un lunedì mattina, un martedì mattina, o ci sarà un'oretta dove il FIB ti può perdere 300, 400, 500 punti nel giro di una giornata, e chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori, chi ha dato ha dato e chi non ha dato ha dato. Come fare ad agire in questa maniera? Vedi delle opzioni o non guardi il monitor, cioè puoi anche dare un CFD o non lo guardi, perché se lo guardi ti fanno tutte quelle finte, controfinte, dove avaramente uno si accontenta, e poi alla fine ti insaccano e non hai la possibilità di prendere lo scivolone. Ecco, questo è proprio senza veli, quello che penso io, proprio come se ci foste tutti i miei amici al bar. Ve lo dico perché è quello che penso io, che fa da come si sta muovendo il FIB oggi, bastardo, mi sembra molto quel periodo di luglio, dove da 22,4 poi gli è andato due ciabattate e in 3 giorni ha perso 1400 punti. Me lo ricorderò benissimo perché era a Formentera, ero lì a Formentera che guardavo la riunione di Draghi, stavo per venire in Italia, poi dalla riunione di Draghi ha fatto 22,4, ha cominciato ad andare sui 22, poi è andato tre ciabattate, l'ha buttato giù in fondo nel fosso. Per cui tutte queste pantomime hanno poco senso. Ottimo, Tony. Vediamo un po' di domande perché c'è qualche allora. Intanto facciamo un grosso in bocca al lupo a Marco che scrive: Ciao Tony, anche dall'ospedale non si molla un centimetro, un salutone. Ciao Marco. Poi, Vincenzo chiede: Il gap sul grafico sarà riempito? Immagino parli del FTSE MIB. Allora, andiamo a vederlo. Adesso penso di sì, lui si riferisce. A questi gap. No, ma i gap hanno senso, quando sono vicini hanno senso perché diventa un obiettivo comune di molti operatori, e tra cui io, per cui quando siamo in vicinanza, evidentemente i gap hanno senso. Adesso, a memoria mi ricordavo anch'io che ci sono dei gap, sto cercando Io li sto di vedere. mostrando sul CFD, ma stavo anche guardando l'indice e sono sostanzialmente simili, quindi immagino che Vincenzo si riferisca ai gap in area 23.330 e area 22.950 del CFD. Ok, sì, mi conferma. Sì, Però per... perfetto. Sì, lo vedo anch'io questo gap del 4 novembre, credo che sia importante da chiudere, dove abbiamo avuto un massimo. Io guardo l'indice, però per essere più in sintonia con i CFD facciamo gli stessi ragionamenti. Io queste robe qui preferisco l'indice, perché col fatto che ci sono i dividendi, non i dividendi, insomma, è più tecnico guardare l'indice. Qui c'è un Però a gap poco. livello, diciamo, grafico si trovano, nel senso che comunque anche appunto uno del 6 novembre, adesso sto mostrando Il più dell'altro. clamoroso, guarda, il più clamoroso è 1 novembre, 4 novembre. Ce n'è proprio uno bello aperto a zona proprio di indice. C'è stato il massimo del primo di novembre, è stato 22.946, il massimo. Il minimo di indice del 4 di novembre, cioè di lunedì, l'ultimo lunedì che siamo stati anche insieme, che aprì tutto un gap, eravamo tutti insieme, ve lo ricordate? Ecco, è stato addirittura il minimo 23.027, per cui ci sono 27, una cinquantina, 80 punti di gap evidentissimi a quota 23.000. Beh, sì, io rispondo. Coerentemente a quello che abbiamo detto, io mi aspetto che questo gap venga chiuso addirittura entro novembre. Non andrei neanche troppo, troppo in là, per cui diciamo abbiamo una ventina di giorni,
di tempo, chiuderlo, secondo me va chiuso, non perché si chiude il gap, ma perché c'è tutta quell'atmosfera che l'avevo definita. Appena gli danno, se dovesse stornare 200 punti, magari lunedì, ecco che il gap che diventa sul mirino, visto da tutti, è molto più possibile, c'è una collettiva astensione negli acquisti in prossimità del gap, shortisti che cominciano a picchiare, e poi magari una volta che chiudi questo area 23.000, palla 2 si ritorna a giocare, per cui può essere un bel obiettivo. Anzi, complimenti per la domanda, perché mi dà l'idea di formalizzare un target potenziale in area 23.000 di breve. Certo che guardandolo così il mercato sembra impossibile. Una domanda sulle lezioni spagnole di domenica. La Spagna non se la passa certamente meglio di noi in Italia, visto che nemmeno loro hanno comunque un governo e anche poi la situazione catalana non è sicuramente semplice. Tony, potrebbe comunque influire sui mercati anche questo tipo di lezioni spagnole, magari Ma sulla Real? guarda, Oppure i mercati stanno un po' snobbando questa cosa. io diciamo che sta diventando un trading tecnico, infatti non mi trovo bene io, ma c'è stato un avvenimento martedì clamoroso, ma non l'ha detto nessuno, lo volevo dire poi domenica sera che sarò con Vision Forex al posto di Ciavarella, ma lo anticipo qui. Hanno fatto delle lezioni in Virginia, in Connecticut, dove la Virginia e anche Connecticut stabilmente aveva sempre dei repubblicani, e lì hanno preso le due, quello ha vinto l'Omarino, l'Omarina, adesso non mi ricordo, ha vinto facile il Democratico. E la stessa cosa di poco margine in Connecticut, mentre ha mantenuto il Repubblicano in un altro stato, mi sembra il Kentucky, sì, vado a memoria. Questa è la notizia che a borsa normale, secondo me, visto l'importanza che ha Trump, non parliamo di politica, parliamo di borsa, visto l'importanza che ha avuto Trump per questi grandi record, che Trump è stato fondamentale perché da repubblicano, poi ha abbassato le tasse, ha tutelato il sistema, poi comanda Powell, gli ha fatto fare l'inversione, gli ha fatto abbassare i tassi di interesse, ma solo con la manovra fiscale, poi bene o male fa sempre una politica non tanto di welfare, non tanto assistenzialistica da repubblicano, più volta proprio al capitale, insomma, mentre i concorrenti potenziali, oggi si è presentato Bloomberg, quella Warren, che è la candidata principale a sostituire Trump, è una che altro che la borsa perde il 20% solo questa volta. È chiaro che in borsa non si può mai dire, visto le ultime cose che sono successe, però è una che tasserebbe sicuramente, raddoppierebbe le tasse alle multinazionali, raddoppierebbe le tasse, tradurrebbe anche le tasse di voto, cioè è proprio una di sinistra a sinistra, capito? E queste elezioni, che erano un test, perché bene o male hanno bocciato Trump, non se le è filate nessuno, non se le è filate nessuno, nessuno. Ho letto qui i giornali, Trump era sonoramente sconfitto in Virginia, preoccupazione, forse l'impeachment che partirà adesso, qui vedi 3090, 3100, 3.000 qui, sempre verde, sempre che sale. Allora, per rispondere alla domanda delle elezioni spagnole, io dico, se non hanno influito queste, quelle elezioni spagnole, che hanno una certa importanza, perché Sánchez hanno della confusione, c'è anche il dramma, insomma, sì, il fatto della Catalogna che può influenzare in Spagna, cioè, in teoria avrebbero importanza, però credo che si risolverà avere dell'importanza sull'Ibex. Non credo che possa influenzare l'Italia, il DAX, il Nasdaq, e tutti gli indici che noi seguiamo, e lo Standard & Poor's. Perché se non hanno influenzato di un tick questi di Trump, che Trump è veramente, secondo me, sarà il market mover 2019-2020, ci portiamo avanti con il lavoro, Giuseppe, 2020,
A un certo punto, perché i mercati sono incredibili. A un certo punto, da marzo, finita sto strazio dei dazi, un giorno sì, un giorno no, l'accordo, non l'accordo, i cinesi che vogliono la diminuzione, tutti contenti, no, il tweet, tutto sto strazio, poi si guarderà Trump. Trump sarà un market mover favoloso, con un duello all'ultimo sangue, dove la lotta è certissima, e secondo me, non capirò niente, tra Trump rieletto e un democratico comunista, o quasi, perché ovviamente si sono molto radicalizzati, no? Gli avversari di Trump, per battere Trump, sono radicali. Lui è molto populista, molto nazionalista, molto di destra. Gli avversari sono l'opposto, per cui una vittoria di un sinistro dovrebbe far cadere la borsa. Niente, ha fatto sto test elettorale, ha perso in Virginia, ma che? Ma neanche un tic. Per cui credo che le elezioni spagnole, per quanto importanti, specialmente per la Spagna, un po' anche per l'Europa, saranno interessanti, ma non dovrebbero influenzare i mercati azionari. I mercati azionari, per quello che riguarda l'Ibex, il bonus, eccetera, magari qualche cosa può influenzare. Ok, io avevo messo il grafico dell'Ibex, Pietro faceva un commento, strano però, Ibex 35 è salito di parecchio, era sotto i 9.000 punti, adesso sfiora i 9.004. Beh, quindi segue un po', diciamo, gli indici primari, quindi non ha particolare forza relativa o quant'altro, quindi vedremo ovviamente nei suoi mercati, mai dire mai, quindi vedremo poi domenica che cosa succederà. Allora, vediamo se c'è ancora. Su Nasdaq, Tony, ti sei già espresso dicendo che appunto ha delle similitudini col DAX e Sì, sul anche con il DAX. Nasdaq è strano, questi 2 giorni è un po' più strano del solito, cioè tende, sale sempre se lo vedi e poi dà 2 rasoiate che lo sistemano e poi risale sempre e poi 2 rasoiate, parlo di queste ultime 48 ore, no? Mentre eravamo in diretta ha fatto 891, 890 addirittura, ecco, ma l'ha fatto in diretta, poi risale. Poi verso mezzogiorno l'una, quando ha chiuso con Vision 4, gli ha dato una rasoiata da 35, boom, è arrivato 20-30 punti, per cui tirano dei cestini di derivati e poi risale naturalmente. Traduzione di queste espressioni colorite, che poi voi mi conoscete, vi voglio tutti bene, ma se uno non ha mai sentito, dice, ma chi è sto scemo che parla l'omarino democratico? Io faccio conto di essere in famiglia con voi e parlo in maniera un po' per farmi capire, un po' come parlassi, ripeto, con dei miei amici. Allora, quando la rasoiata, questo l'ho già detto, è importante, cioè in 5 minuti, in 3 minuti, in 12 minuti ti perde 30-40 punti, l'ha fatto anche mercoledì sera ero lì, 7:30, c'era il Nasdaq a 90, a 890, brum, una virillata fino a 60 con una cattiveria, poi hanno detto un tweet di Trump, non so. Ecco, quando comincia a fare queste cose, perché succedono queste cose? Perché evidentemente c'è molti trader, fondi, insomma, che stop loss, eccetera, perché ne conosco uno che mi ha spiegato come vanno le cose. Tendenzialmente c'è un sacco di gente in giro ricca al mondo che vuole essere investita sempre, cioè il contrario nostro, no? Noi tendiamo magari a entrare, uscire, entrare. Vuole sempre essere investita sugli Stati Uniti di regolamento, cioè no, loro hanno 20 milioni di euro da gestire, devi avere 20 milioni di azioni americane. Però hanno proprio degli input che al primo scostamento di una certa importanza, il primo delta fatto in un certo modo, loro mollano tutto e poi rientrano, per cui e questo è quello che si vede palesemente, cioè perché ogni rasoiata viene lentamente poi recuperata. E questo è il sistema. Tendenzialmente, anche qui, quando cominciano a fare questi giochini qui, evidentemente vuol dire che c'è apprensione, vuol dire che c'è un po' di volatilità attesa maggiore e si sta percependo un rischio, ma però è anche naturale che questi valori possono essere realizzati e quindi sono tutti pronti a uscire per poi rientrare perché avaramente vedono che poi non succede mai niente. Ecco, questo è il giochino. Quindi evidentemente
Anche per quello che riguarda il Nasdaq, Standard & Poor's, i segnali sono evidentemente di distribuzione, ecco, per usare un termine che vuol dire che sembrerebbe, insomma, un pochettino che qualcosa lascino e poi vogliono non fare fuggire i piccolini per poi dargli delle scopole. Anche perché sto fatto di Trump che magari rischia di non essere eletto. Non è che lo so solo io credo che ci siano dei cervelli là in America che a me mi girano intorno 10 volte e quindi è un qualche cosa che si sa, però i mercati sono così strani, poi se ne accorgono tutto in un momento e si dice: ah, ma come mai ha perso il 4%? Ah, perché Trump è sfavorito alle elezioni. Succederà così, anche perché noi vediamo le quote su betfair.com, le vedo io tramite, perché sono proibite vederle queste quote, ma io uso, uso com'è che si chiama? Tor browser, il Tor, che uno scrive www.betfair.com col Tor browser, allora riesce a accedere e ho visto le quote di Trump ed è quotato a 2,50. 2,50 vuol dire che se scommetti 100 euro ne guadagni 250, 150 nette, ma in pratica in un mercato dove ha già fatto 40 milioni di sterline, vuol dire che Trump ha solo il 40% di vincere. Quindi è una situazione anche questa che sarà interessante per il 2019. Però il mercato è sordo e continua a ricomprare ogni sventagliata. Tutto qui. Ottimo, Personalmente. Tony. Facevo notare sul Nasdaq, vedete un po' come l'analisi retail, eravamo sul 97% sui massimi, lo spike che è andato a fare a 8.250 ha buttato fuori il 7% dei ribassisti e adesso abbiamo il 90% con alcuni trader retail che stanno comprando questo swing, diciamo, potenziale per andarsi a vedere i rialzi, quindi sono entrati rispetto, eravamo intorno al 5% ieri, oggi siamo al 10%, quindi un 6% è entrato long su Nasdaq. Vediamo se avranno ragione. Poi, Tony, chiudiamo perché già sono passati 3 quarti d'ora con una domanda di Paolo che chiede se è un buon momento per entrare sull'oro. L'oro ieri mi ha salvato perché sono. Sì, oddio, anche qui. Allora, risposta da analista da televisione. Oggi proprio mi faccio i miei nemici, però io non mi riferisco a nessuno, tanto sono tutti qua, per cui mi riferisco a tutti o a nessuno. Indubbiamente. Allora, io ascolto tutti perché mi piace vedere la media. In genere mi serve che quando tutti hanno una stessa idea, bisogna fare il contrario. Ma senza offendere, perché anch'io mi accomuno a questo, ne ho sbagliate così tante che. Cioè, perché è una logica di mercato, ripeto, che se tutti hanno una stessa idea, succede che il posizionamento è quello lì, e a quel punto, per avere ulteriore propellente e guadagnare, ci deve essere qualcuno che non aveva la tua idea e l'ha avuta dopo e ti va a comprare a te. Se sono tutti long, non può salire, se sono tutti short, non può scendere, è ovvio, perché se sono tutti short, poi. Chi va a vendere per farmi guadagnare se sono tutti short, questo è lo stesso discorso. Dunque, il gold evidentemente è in un momento di crisi del quale non si sa niente, non si sa niente. Ci sono delle voci, non si sa niente perché c'è una fuoriuscita importante. Probabilmente ci sono qualche banca centrale, qualche forziere, qualche fondo, qualche cosa in maniera aggressiva ha fatto delle vendite. Magari lo fanno anche di concerto apposta per rompere certi livelli, certi prezzi, e poi scattano gli stop, la speculazione, ma hai detto anche te ieri ci hai guadagnato, che tecnicamente ti dà un segnale di rottura di un certo livello e quindi si buttano tutti. E questo dal punto di vista tecnico, l'hanno detto in tanti, che era 8.481, 83, 78, insomma ci aveva battuto. Era facile arrivare a 15-20 dollari, per cui complimenti e complimenti anche all'analisi tecnica, devo dire, in questa situazione. Fatto sta che dal punto di vista strategico, non di trading stretto, l'oro rappresenta sempre un asset, secondo me, che rimarrà sempre, sempre di moda, per mille motivi, perché bene o male c'è le politiche monetarie sperimentali.
stra-rischiose, stra-volte i tassi a zero, volte a stampare moneta, QE nuovo adesso negli Stati Uniti, QE nuovo negli Stati, in Italia, repo, obbligazioni che, tranne questo ribasso che stanno facendo adesso, per cui rialzo dei rendimenti che tendono sempre a dare sempre meno, insomma, neosistema debitorio, quello che io chiamo neosistema debitorio. Che andrà di modo. Per cui l'asse toro, secondo me, dal punto di vista strategico, non dovrebbe mai tramontare di moda. Però è ovviamente non è che se uno ha questa idea allora prende e non storna mai un giorno, no? Cioè bisogna tenere in conto che ci sono delle giocate, delle esigenze, dei colpi a sorpresa che fanno sì che il mercato subisca delle oscillazioni. E questa è anche un'oscillazione importante. Beh, faccio prima, secondo me questa è una grandissima opportunità di acquisto, come è stato quel 1480 subito ricomprato che è andato a 1520. Perché? Perché ricordiamoci che quando io sento tutti e sento le interviste, tutti come me sono positivissimi su loro, però fanno il giorno i leoni, la mattina i coglioni, nel senso che invece adesso è il momento di agire, cioè è troppo facile dire adesso è un momento bruttissimo, monitorare con attenzione quest'area, perché insomma alla fine uno entra mai. Invece in questo momento, se uno vuole prendere l'oro ieri, anche se in saccate, eccetera, ha una possibilità buona di avere un asset che dovrebbe rivalutarsi con buone probabilità velocemente per il 2020. Chiaro che se lo vai a prendere quando, dopo la puzza, cioè a 1520, quando ritornerà, ritornerai ad avere i rischi del caso. Per cui, dal punto di vista strategico, di investimento, strategico vuol dire di medio-lungo periodo, non tattico, che è ovvio che lì non lo so fare, può anche in questo momento il coltello che cade, è ovvio che non arriva Mago Tony, tac, e scucchiai all'oro al minimo, no. Chiaramente ci può essere una certa tolleranza, la dose deve essere effettivamente omeopatica in modo da continuare a scalare, però hai un gettone che a 1.400 adesso vedo che sta un po' rimbalzando, a 1.460 sicuramente è stra-interessante, non interessante, è stra-interessantissimo. Grande Tony, su questo io direi che possiamo chiudere. In chat ti fanno ovviamente i complimenti. Cesare dice che ha acquistato un ETF a leva 2 sul gold. Ok, allora io direi che siccome abbiamo anche sforato il tre quarti d'ora, allora vi do appuntamento a venerdì prossimo, quindi lunedì non ci sarà il consueto appuntamento che abbiamo io e Tony alle 8:45, quindi venerdì alle 16. Per l'analisi come abbiamo fatto oggi. È l'ultimo appuntamento del mese di novembre, quindi non mancate perché ci saranno sicuramente tantissime cose interessanti da dire e sicuramente con Tony non ci si annoia mai. Grazie a tutti e vi auguro un buon weekend. Grazie a tutti, ho visto numerosissimi. Oh, te ti scordi sempre, ricordatevi che a Milano, alle Stelline, saremo io e Giuseppe insieme a fare un po' di questi discorsi qui. Davvero, chi si trova a Milano e paraggi, ci sarà proprio Tikmil ha comprato lo spazio, proprio una sala dedicata completamente a Tikmil, dove ci saremo io e Giuseppe insieme e ci divertiremo un casino. Grande, grande Tony, Ti scordi sempre, scusa. è vero, però sicuramente quello al prossimo di venerdì l'avrei detto, ma comunque hai fatto benissimo, quindi assolutamente se siete a Milano venite a trovarci. Grazie a tutti e buona serata. Grazie.